Felice Settimana Santa a tutti. Benvenuti all'incontro di preghiera globale per i pastori e i leader delle chiese in vista di Pasqua. Siamo Rick e Kay Warren e 40 anni fa, in questa settimana, io e Kay abbiamo fondato la Saddleback Church qui nella California del Sud. Il nostro prossimo culto aperto al pubblico si è svolto la domenica di Pasqua del 1980. Perciò quest'anno a Pasqua festeggiamo il nostro 40° anno come chiesa, ma circa 30 anni fa ho inaugurato una colazione annuale di preghiera di Pasqua per i pastori, per riunirci insieme a pregare l'uno con l'altro e l'uno per l'altro, all'inizio della settimana più importante dell'anno. All'inizio era solo un incontro di pastori della mia città, successivamente lo abbiamo esteso a pastori di tutta la contea di Orange, e poi siamo cresciuti e lo abbiamo esteso a tutta la California del Sud, che conta circa 20 milioni di persone in 5 contee. Poi quest'anno, il 2020, l'abbiamo esteso a tutte le 58 le contee della California, ma dopo ci ha colpiti la pandemia. E ho iniziato a ricevere sms, email e chiamate da parte di pastori scoraggiati di tutto il mondo, perché le loro funzioni pubbliche di Pasqua erano state cancellate a causa del Covid-19. Così ho capito che quest'anno dovevamo agire a livello globale. Dovevamo invitare e riunire pastori di tutto il mondo per incoraggiarli all'inizio della settimana di Pasqua e per pregare insieme l'uno per l'altro. Quindi grazie per essere venuti. Ogni anno ci riuniamo in veste di pastori di ogni corrente di cristianesimo, non per parlare dei nostri tratti distintivi, ma per celebrare il nostro unico amore per il nostro Salvatore risorto Gesù Cristo. Non è mai consentito alcun tipo di fine politico o promozionale. È solo un incontro di preghiera e di lode insieme, mentre prepariamo i nostri cuori a guidare il culto della Settimana Santa. È chiaro che questa Pasqua è diversa da qualsiasi cosa che abbiamo sperimentato nella nostra vita. Infatti, questa è la prima volta in 2000 anni di cristianesimo che le chiese di tutto il mondo non potranno riunirsi in grandi gruppi per celebrare la Pasqua. Ma sono qui per dirvi che anche se non possiamo assembrarci, celebreremo comunque la resurrezione di Gesù Cristo in ogni luogo, nei nostri cuori e nelle nostre case. 2,3 miliardi di credenti. Ciò significa che una persona su tre in questo pianeta onorerà Gesù Cristo questo fine settimana. Quindi, forse siamo separati, ma non siamo da soli. Forse siamo separati, ma non siamo isolati. Forse è una brutta notizia, ma siamo ancora insieme. La Pasqua non è un luogo, è una celebrazione. Oggi, con la tecnologia, siamo più connessi che mai. Ora, dato che questo è un incontro globale di pastori e leader di chiesa, volevo che una voce di ciascun continente ci guidasse insieme in preghiera. Per questo ho invitato altre 6 coppie per aiutarci a guidare. Kay, parlaci di questi leader stimati che ho invitato a partecipare. In primo luogo, per guidarci dal Nord America, Rick ha chiesto al vescovo T.D. Jakes di pregare per tutte le persone delle nostre chiese che hanno ansia e paura a causa di questa pandemia. A guidarci dal Sud America, i pastori Carlitos e Leila Paez pregheranno per tutti gli operatori sanitari che rischiano le proprie vite per salvare il prossimo. Questi sono dei veri eroi. Successivamente dall'Asia, abbiamo invitato il pastore Tony e Mei Yeo a guidarci in una preghiera per le persone e le chiese in difficoltà finanziarie a causa della perdita del lavoro e dell'impatto economico di questa pandemia. Poi, dall'Australia, abbiamo chiesto al pastore Brian e Bobby Houston di guidarci in preghiera affinché le nostre chiese possano essere una luce in questi giorni di tenebre. Dall'Europa abbiamo invitato il pastore Nicky e Pippa Gamble a guidarci in una preghiera l'uno per l'altro, mentre prepariamo i nostri messaggi di Pasqua per condividere la speranza di Cristo. Dall'Africa il nostro caro amico, l'arcivescovo Laurent Mbanda, ci guiderà nella preghiera per un risveglio spirituale durante questi giorni. Infine io e Rick concluderemo con una preghiera per tutti voi e per tutte le chiese che possiamo umilmente dipendere da Cristo durante questa pandemia, proclamare la sua grazia, la sua parola e le sue opere, non solo durante questa settimana santa, ma per tutta la durata di questa pandemia globale. Ora, per alternare momenti di preghiera, saremo guidati nella lode da alcuni altri amici, Tasha Cobbs, Chris Tomlin, Matt Redman e Brooke Lagerwood. Ogni anno seguiamo una struttura molto, molto semplice e non complicata. Per cominciare, l'operatore parlerà dell'argomento di preghiera che affronteremo successivamente.
Poi avremo tutti un momento di silenzio per permettervi di pregare personalmente per l'argomento appena introdotto. Purtroppo non possiamo sederci attorno ai tavoli come abbiamo sempre fatto in passato per pregare insieme l'uno per l'altro. Infine il vostro pastore o una coppia pregherà per voi e per tutti i nostri pastori e leader delle chiese. Grazie ancora per il vostro tempo e per partecipare a questo incontro di preghiera globale per i pastori e leader delle chiese in vista di Pasqua. So che sarete benedetti, quindi cominciamo. Pastori, voglio cogliere questa opportunità per dirvi che, se avevate mai pensato di sapere cosa stavate facendo, momenti come questo ci rendono più umili. È in questi momenti che riconosciamo una cosa, indipendentemente da quale università provieni, o da quale grado militare, campo di addestramento, dottrina o teologia. In questo momento ci vengono lanciate certe cose per cui è veramente difficile rispondere con facilità. Tra un momento pregheremo per queste persone, per i nostri parrocchiani, per le nostre chiese, per il nostro paese e per tutto il mondo, per le persone che hanno paura, che vi seguono sui vostri siti web, su Facebook, Twitter o Instagram e che sono in ansia e hanno paura. Voglio dire ai pastori, molti di loro dicono la cosa giusta, perché sanno che cosa vogliamo sentirci dire. Ma al di là di quelle confessioni positive, c'è disagio. E dobbiamo pregare per loro. Voglio che i pastori siano consapevoli del fatto che la violenza domestica è in aumento. In molte, molte città la violenza domestica si sta intensificando, perché anche se le persone dicono la cosa giusta in pubblico, tornano a casa e c'è paura, ansia e preoccupazione. Hanno bisogno di qualcosa da parte nostra che li calmi e dia loro pace, in modo che non sfoghino le loro frustrazioni sui più deboli. Voglio che facciamo un momento di silenzio per riflettere, per riceverlo dentro e non supporre che siccome le persone parlano, si vestono o appaiono normali o dicono cose giuste, che stiano veramente bene. Esaminiamo in profondità i cuori e le anime degli uomini e chiediamo a Dio di darci gli strumenti che fanno la differenza. Poi io e voi pregheremo insieme. Padre nostro e Dio, mentre siamo qui stamattina nella casa del vasaio, questo santuario virtuale vuoto è solamente un promemoria della pandemia che stiamo affrontando non solo in America ma in tutto il mondo. Non ho dubbi che quanti stanno guardando questo video non lo stiano facendo da una chiesa, sebbene molti di loro frequentano chiese. Si trovano a casa, si trovano in isolamento. Alcuni sono in ospedale, alcuni sono in sala d'attesa. Altri stanno soffrendo. Altri sono preoccupati per i loro cari nelle case di riposo. Altri hanno semplicemente paura. Sappiamo, Signore, che la Tua parola dice che non ci hai dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore e di autocontrollo. Tuttavia siamo umani e a volte abbiamo paura. Ma sappiamo che la Tua parola dice «Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste da Dio in preghiera e suppliche, e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri». Ma a volte abbassiamo la guardia e ci preoccupiamo. Allora veniamo a Te, Signore, e ammettiamo la nostra fragilità e la nostra debolezza e Ti chiediamo, Signore, di dare forza a chi ha paura e conforto a chi è in lutto, di parlare con chi in questo momento prova ansia, chi è preoccupato per il futuro, chi ritiene che in qualche modo questa pandemia ci controlla. Non si rendono conto che Tu sei ancora Dio, che Tu hai ancora il controllo e che tutto il potere è nelle Tue mani, che nulla degli eventi di attualità che sentiamo Ti sorprende in cielo, ma che Tu hai un piano e un proposito. Tu dirigi ogni cosa secondo la decisione della Tua volontà. Prego in questo momento che la pace che supera ogni intelligenza possa custodire i vostri cuori e i vostri pensieri. Prego, Signore, per la stessa pace che avevi Tu in quel mare in tempesta, quando la barca era sbattuta qua e là e le onde erano tempestose, quando tutti avevano paura e Tu dormivi in fondo alla barca. Possa quel tipo di pace confortarli, rafforzarli e aiutarli.
in questo tempo di turbolenza. Prego per l'ansia, per chi è preoccupato di quello che potrebbe succedere, per quello che può succedere, per la possibilità che succeda qualcosa. Il tipo di ansia che ogni volta che si starnutisce o tossisce si pensa, sicuramente ho preso il Covid-19. Il tipo di ansia con cui il nemico ti minaccia continuamente per te, i tuoi figli o i tuoi cari, che in qualche modo soffrirai per qualche perdita. La sgrido e dichiaro che lui è il padre della menzogna. Ti ringrazio, Signore, che la tua parola è verità. Padre, mentre concludo questa preghiera, tu hai detto: io sono il Signore, colui che ti guarisce, e confido nel fatto che la guarigione è il pane dei tuoi figli. Guarigione non soltanto dalla pandemia che stiamo affrontando, ma guarigione dalla paura, guarigione dall'ansia, guarigione dal nervosismo, dagli incubi e dall'insonnia, da tutte le manifestazioni della paura e dell'ansia. Li sgrido in questo momento nel nome di Gesù. Ti ringrazio, Signore, per la guarigione interiore e fisica, spirituale, emotiva e mentale. Signore, in ogni aspetto della nostra vita, mangiamo il pane della guarigione e riceviamo lo spirito di pace. Accordacelo, Padre, secondo la tua volontà. Preghiamo nel nome di Gesù. Amen. If you believe that the name of Jesus breaks every single chain off of your life, he's the chain breaker. Call his name Jesus. Let's go. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Yeah. There is power in the name of Jesus, yeah. Here we go. To break every chain, break every chain, break every chain, yeah. To break every chain, break every chain, break every chain. Let's do it together. There is power, say. There is power. Come on. In the name of Jesus. There is power. There is power. In the name of Jesus. Say, there is power. There is power. It's in the name, yeah. Of Jesus. To break every chain. To break every chain. Break every chain. Break every chain, yeah. To break every chain, break every chain, break every chain. And I love this one, just throw your hands up right here. There's an army rising up. And we won't keep silent, say there's an army. There's an army rising up. That's it, worshipers, say there's an chain. Come on. Break every chain. Yeah. Break every chain.
Buona Pasqua a tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle nel mondo, dalla Chiesa del nostro Signore. Buona Pasqua! Oggi celebriamo la vita di Cristo, che è stata manifestata nella risurrezione. Questo supera qualsiasi circostanza, qualsiasi cosa pensiamo o sentiamo. La grande verità della fede cristiana è che Gesù vive, regna e governa. È venuto per noi, è morto per noi, è risorto dai morti per noi e che Gesù vive, regna e governa. Questo è il grande messaggio della fede cristiana. Questa è la nostra speranza viva. Festeggiamo la Pasqua, celebriamo Cristo, l'agnello di Dio, immolato per noi. Come l'Apostolo Paolo dice nella sua lettera in 1 Corinzi 15:55-57. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Alleluia. Signore Gesù Cristo. Questa è la nostra vittoria. Ora ci uniamo in preghiera, specialmente per quelli che si trovano in prima linea, i nostri fratelli e sorelle che rispondono sì alla chiamata di andare e assistere chi ne ha più bisogno. Preghiamo per gli assistenti sanitari, i medici, gli infermieri e gli altri operatori sanitari, specialmente nei paesi dove la pandemia è in uno stadio più avanzato, in Cina, Iran, Italia, Spagna e negli Stati Uniti, specialmente a New York, qui in Brasile e in tutto il mondo. Fratelli che stanno rischiando le loro vite per prendersi cura di ognuno di noi. Questo è un comandamento di Gesù. Gesù ci ha comandato di prenderci cura dei malati. Adesso, come Chiesa, vi invito a unirvi alla Chiesa del Signore Gesù per pregare per gli operatori sanitari che si trovano in prima linea. Non c'è nulla di più potente dell'intercessione. Queste persone stanno mettendo la loro vita a rischio per tutti noi. Tutti loro hanno bisogno di essere sostenuti con la preghiera di tutta la Chiesa. Tutti gli operatori sanitari hanno bisogno del nostro sostegno, della nostra intercessione nel nome di Gesù. Ora vi daremo un minuto per pregare, per intercedere per tutti quelli che si trovano in prima linea, per le loro famiglie che restano a casa e li sostengono, in modo che loro possano essere presenti e fare quello che Gesù comanda. Preghiamo. Dio buono e Padre, possa il tuo nome essere esaltato, benedetto e glorificato in tutto il mondo. Signore, ti ringraziamo per aver mandato il tuo unico Figlio, Gesù Cristo, che è venuto per noi, ha vissuto per noi, è morto per noi, ha pagato il nostro prezzo con la croce del Calvario, ha conquistato la morte, è risorto, è vivo ed è seduto alla destra del Padre per intercedere per noi. Possa il tuo nome essere benedetto, esaltato e glorificato. Padre, siamo uniti con i fratelli e le sorelle di tutto il mondo per pregare per la vita delle persone che hanno detto sì alla chiamata e sono andate in prima linea. Grazie, Signore, per ciascun assistente sanitario, per ogni infermiere, ogni medico, per ogni persona che si prende cura di chi ne ha più bisogno. Signore, proteggili da ogni infezione, tienili in salute. Ci uniamo a loro in preghiera. Preghiamo anche
per la loro vita emotiva e spirituale. Signore, rafforzali nell'emozione e nella fede, che possano avere una salda speranza in Gesù. Preghiamo anche per le loro famiglie, per chi ha mandato i suoi cari in prima linea. Benedici i genitori che sono a casa e pregano per i propri figli. Benedici i coniugi che pregano per i rispettivi mariti o mogli in prima linea. Benedici i genitori che hanno mandato i figli o i figli che hanno mandato i genitori. Benedici infermieri e medici in pensione che hanno lasciato il comfort delle loro case per dire sì alla chiamata. Signore, proteggili. Benedici la tua Chiesa in tutto il mondo unita in preghiera. Tu sei il grande El Shaddai, il grande Dio onnipotente. Tu sei Gesù, il medico dei medici. Ci rivolgiamo a te, mettiamo la nostra fede in te e crediamo che qualsiasi cosa venga legata sulla terra è legata nel cielo. Questa è la nostra preghiera, nel potente nome di Gesù. Per il suo sangue, gridiamo e preghiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 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 La parola del Signore dice così: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. Amen e amen. Gesù vive. Buona Pasqua. Il 27 marzo 2020, durante una conferenza stampa, il direttore del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, ha annunciato che l'economia mondiale era entrata in una recessione di portata simile o peggiore della recessione del 2009. Ha commentato così: la preoccupazione principale riguardante l'impatto durevole dell'arresto improvviso dell'economia globale è il rischio di un'ondata di fallimenti e licenziamenti che non solo possono indebolire la ripresa, ma possono anche intaccare il tessuto sociale. Mentre l'impatto della pandemia di Covid-19 sull'economia mondiale continua ad intensificarsi e aggravarsi, turba aziende e dipendenti. Si registra un picco da record della disoccupazione in tutto il mondo, il che comporta la perdita del lavoro per molti o una riduzione significativa degli stipendi. Le chiese non vengono risparmiate. Le decime e le offerte che sostengono l'attuale funzionamento e la manutenzione delle chiese sono calate drasticamente. Sono poche le chiese che sono abbastanza benedette da possedere risparmi in contanti per coprire spese operative per un paio di mesi. Sono in corso dei programmi per sviluppare misure volte al risparmio. I pastori e lo staff delle chiese sono preoccupati che si verificano licenziamenti o riduzioni salariali per i membri dello staff. Anche le donazioni alle organizzazioni di beneficenza sono scese notevolmente. Questa non è la prima volta che il mondo fa fronte a una simile pandemia. La Chiesa di Gesù Cristo ha superato la prova del tempo se riflettiamo sulla storia della Chiesa. In un momento come questo, dobbiamo ricordare di aggrapparci alla verità della parola di Dio nel bel mezzo di questa situazione caotica. Sofonia 3,17 dice: il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te, come un potente che salva. Ci sono tre incoraggiamenti che possiamo fare nostri in questo passo. Primo, il Signore è Dio. Dio è sovrano nel tuo proposito. Secondo, il Signore Dio è in mezzo a noi. Egli è con noi. È fedele nella sua presenza. Terzo, il Signore è potente e salva. Nulla è impossibile con Dio. Egli è forte in potenza. La parola cinese per crisi è wei ti. Deriva da due parole cinesi: wei, che significa pericolo, e ti, che significa opportunità. Questa crisi non è soltanto un tempo di pericolo e avversità, è un tempo di opportunità affinché la Chiesa di Gesù Cristo si rivolga al Signore insieme in preghiera. E preghiamo per molto più di una semplice fine della pandemia. Preghiamo che il nome di Dio sia esaltato in tutta la terra, che le vite ricevano la salvezza, che le chiese siano risvegliate, che le nazioni siano trasformate e che il mondo sia evangelizzato. Questa è una stagione di maggiore paura e ansia.
ma è anche una stagione di maggiore apertura al Vangelo dell'amore e della speranza. Adesso, prendiamoci un minuto di silenzio per pregare per chiunque abbia subito una perdita finanziaria o abbia perso il lavoro. Preghiamo insieme. Chiudiamo in preghiera insieme. Il salmista dichiara nel Salmo 121: Alzo gli occhi ai monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco colui che protegge Israele. Non sonnecchierà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge. Il Signore è la tua ombra. Egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male. Egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e sempre. O Signore, dichiariamo che Tu sei il nostro Dio, nell'abbondanza o nel bisogno. Dacci la grazia di decidere di continuare a lodarti. Anche nella valle tu sei fedele. Adesso non lo vediamo e possiamo soltanto aver fiducia che tu stai lavorando per il nostro bene. La tua parola dice anche nel Salmo 31, verso 19, quanto è grande la bontà che tu riservi a quelli che ti temono. Non c'è fine alla bontà che dai ogni giorno. Oh, la tua misericordia è nuova ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Oh Signore, dichiariamo la tua verità sulla nostra mancanza e sulle nostre perdite. Tu sei tutto ciò di cui abbiamo bisogno e tutto quello a cui possiamo aggrapparci. Non sei mai venuto a meno alle tue promesse. Tutte le tue promesse sono sì e amen in Cristo Gesù. Tu hai promesso che provvederai a ogni nostro bisogno, secondo le tue ricchezze e con gloria in Cristo Gesù. Quindi, Signore, ci presentiamo al tuo trono di grazia in questo momento, nel momento del bisogno. Alziamo gli occhi a te e chiediamo che tu apra le tue mani. Nella nostra mancanza, mostraci il tuo amore. E preghiamo per quelli che possono essere disposti e pronti a condividere con chi è nel bisogno. Anche il nostro tempo è nelle tue mani. Liberaci da ogni confusione e paura. Portaci dalla paura alla fede, anche quando non vediamo come si realizzerà il futuro. Sei stato con noi nel nostro passato, sei qui adesso nel nostro presente e, Signore, ci sarai nel nostro futuro. Il nostro passato non può essere modificato, ma sappiamo che può essere redento e sarà redento da Te. In tutto questo, mostraci ancora una volta la tua bontà e la tua grandezza, che tramite la nostra vita dobbiamo proclamare la storia di Dio. Solo tu sei Dio, il nostro aiuto negli anni passati e la nostra speranza negli anni futuri. E ora possano l'amore abbondante di Dio Padre, la grazia meravigliosa del nostro Signore Gesù Cristo e la pace duratura e la presenza e la potenza dello Spirito Santo essere con tutti noi, da ora e per sempre. Amen. Your
far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. All of you, and God bless His church all around the world. Un grande saluto a tutti. Siamo pieni di speranza per questa Pasqua e per quello che Dio farà. Fratello Rick, so che avevi chiesto a Bobby di essere qui con me, ma non è stato possibile. Voglio parlare e mi è stato chiesto di incoraggiare le chiese ad essere una luce e pregare che possiamo essere una luce in queste stagioni incredibilmente turbolente. Amo partecipare alla chiesa locale, amo guidare gruppi di persone e vederli crescere nelle cose di Dio, per diventare tutto quello che Dio li chiama a diventare. Amo sfidare la nostra chiesa a uscire ed essere veramente una luce. In Isaia 60 la Bibbia dice: «Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta, e la gloria del Signore è spuntata sopra di te, le nazioni cammineranno alla tua luce», e così via. Amo afferrare questa verità e credere che la nostra luce è giunta. Questo è il nostro giorno. Sono giorni difficili, non c'è dubbio, per tutto il mondo. Non abbiamo mai visto nulla di simile. Chi avrebbe mai pensato un mese fa che per Pasqua tutti noi ci saremmo ingegnati e avremmo trovato nuovi modi per portare il Vangelo a milioni di persone? È una grande opportunità per noi di essere veramente una luce. Penso che con grande certezza
e fede nei nostri cuori, dobbiamo tenere stretto il messaggio che abbiamo e capire che la gente ha bisogno, la gente vuole quello che abbiamo noi. Le ricerche di Google per parola come preghiera, fede e speranza sono già balzate alle stelle perché le persone per ora hanno fame e abbiamo la possibilità di essere una luce. Ho letto da poco Isaia 7 dove il re di Giuda, Acaz, era stato attaccato. Altri eserciti complottavano contro di lui, altri re complottavano contro di lui. E naturalmente Acaz iniziò a spaventarsi, iniziò ad aver paura. Ma poi la parola del Signore gli fu rivolta in questo modo. Guarda di startene calmo e tranquillo, non temere e non ti si avvilisca il cuore. Bellissime parole per noi in questo momento. Noi saremo la luce. Quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare calmi. Ci rifiutiamo di avere paura e il nostro cuore non si avvilirà. Poi continua così e dice: questo non avrà effetto, non succederà. Alcune delle cose che temiamo riguardo anche gli aspetti pratici, come portare il messaggio di Gesù alle persone questa Pasqua. Perché non ci afferriamo a queste parole profetiche? Questo non avrà effetto, non succederà. Dio non ti deluderà. E infine le parole della Scrittura sono queste: se voi non avete fede, certo, non potrete sussistere se non state ben saldi sulla vostra fede. La parola ebraica per fede è il nostro Amen. Vuol dire che se non stai ben saldo nel tuo Amen, allora non stai saldo per niente. Quando Josafat veniva attaccato da 1 milione di persone, ricevette una parola simile. La Scrittura inizia a parlare di fiducia e certezza, ma la radice del termine è la stessa. Sei stato saldo sul tuo Amen. Vedrai le risposte. Beh, noi saremo la luce. Non è così, pastori? Noi vedremo Dio fare opere buone. Il nostro resoconto conterà un numero di persone raggiunte molto più grande di prima. Chiederemo a Dio di renderci così innovativi che le persone saranno attirate, le persone che hanno fame. Nel bel mezzo di tutto questo non spaventiamoci, non siamo ansiosi. Ricordiamoci che Dio è dalla nostra parte. Quando sembra che il nemico sta provando ad attaccarci e derubarci, questo non avrà effetto, non succederà. Se voi non avete fede, certo, non potrete sussistere. Allora, ringrazia Dio che possiamo essere persone di fede. Ritengo che quando viviamo con un messaggio di speranza, non solo di lamentela e protesta riguardo alla situazione, abbiamo una tale opportunità di dare speranza alle persone, mettere fede dentro di loro, incoraggiarle ad alzarsi ed essere tutto quello che Dio le chiama a diventare. Questa Pasqua è una sfida fantastica ed entusiasmante perché non facciamo quello che abbiamo sempre fatto. Mentre uniamo tutte le nostre forze, pregherò che in questa Pasqua 2020 siano raggiunte molte più persone di quelle toccate nella storia del mondo. Abbiamo la tecnologia, l'abilità e la preghiera di tutti i santi. Abbiamo tutte le persone intorno a noi. E allora cosa faremo? Staremo attenti come dice la parola. Staremo calmi. Non ci faremo prendere dalla paura. E il nostro cuore non si avvilirà. Cominceremo a credere che questo non avrà effetto e non succederà. Staremo fermi nella nostra fede e mentre siamo fermi nella fede possiamo stare saldi sulla promessa di Dio. Incoraggiare noi stessi a essere più coraggiosi di prima quando si tratta della parola predicata. Avendo una grande fiducia che Dio è con te, forse come non lo hai mai sentito prima. Crediamo che l'unzione dello Spirito Santo sia così evidente, così presente nella nostra vita mentre diamo in questo tempo di Pasqua, che sarà impossibile non vedere le risposte, le persone che danno la loro vita a Gesù. Forse di solito c'è chi a Pasqua si battezza in acqua. Non so se questo sarà possibile in questo momento in varie parti del mondo. Abbiamo limitazioni diverse, ma sono sicuro che da questa Pasqua ci saranno molte persone che vorranno essere battezzate in futuro, che vorranno lasciare la vecchia natura in quell'acqua per identificarsi con Gesù. Questo è il nostro tempo. Questo è il nostro momento.
Questa è la nostra stagione. Credo che siamo vivi per un momento come questo. Credo che Dio ci possa portare a risplendere questa Pasqua e, caspita, le moltitudini verranno alla luce, allo splendore della resurrezione. Dio vi benedica. Padre, prego per ogni pastore e leader nel mondo che sta guidando delle persone in questo tempo di Pasqua. La nostra fiducia è in Te e la nostra speranza è nel Tuo nome. Sappiamo, Signore, che Tu sei davanti a noi e sei dietro di noi, e noi siamo dalla parte del vincitore, nel nome di Gesù. Amen. Ciao! Il Vangelo è la parte di Dio destinata alla salvezza, per chiunque crede. L'ho scoperto da solo quando, 18enne e ateo, ho incontrato Gesù. Ho sentito parlare del Vangelo e la mia vita è cambiata. Negli ultimi 46 anni ho avuto il privilegio di proclamare la buona notizia e vedere l'immenso cambiamento nella vita delle persone che incontravano Gesù e la potenza del Vangelo. E abbiamo un enorme privilegio questa Pasqua di proclamare di nuovo quel messaggio. E non è mai stato più rilevante che in questo momento. Viviamo un momento di crisi e tragedia enorme a seguito del coronavirus. Ma il messaggio del Vangelo è che Dio ha preso la più grande tragedia di tutti i tempi, la croce, e l'ha trasformata nel maggior trionfo di tutti i tempi per mezzo della resurrezione. E questo messaggio della vita, morte e resurrezione di Gesù è un messaggio che cambia la vita ed è più pertinente che mai. Ed è anche più necessario che mai. Il mondo di tutti è stato completamente scosso. La normalità è finita. Le persone sono controllate dalla paura. Gran parte del mondo è in isolamento. Le persone si sentono isolate, sole, separate dai propri cari o bloccate in piccoli appartamenti con tutta la famiglia, senza che i membri vadano d'accordo. Qualunque sia la situazione, la buona notizia di Gesù è più che necessaria. La gente sente di aver perso tutto e cerca, come cercava Gesù quando lui è stato portato via. Guarda a Gesù per trovare Gesù. Ha bisogno della buona notizia di Gesù. Dov'è? Alla fine lo vedranno risorto dai morti, ma si trovano in quella fase di smarrimento, solitudine e abbandono. E non ho mai conosciuto nella mia vita un tempo in cui le persone fossero più aperte di ora. Non ci sono distrazioni, non c'è calcio, non ci sono sport, non c'è svago. E c'è tempo di sentire il Vangelo. E chi non sarebbe mai andato in chiesa, vede che la chiesa ora entra a casa sua. Chi non avrebbe mai esplorato la fede, viene a esplorare la fede online. Stiamo assistendo al momento più straordinario. Non è questo il momento di ritirarci, è il momento per far avanzare il regno di Dio. E tu sei stato unto dallo Spirito Santo per proclamare questo messaggio. E voglio pregare per te adesso, che lo Spirito Santo ti riempia nuovamente, ti unga ancora, mentre proclami questo messaggio a Pasqua. Lo Spirito del Signore è su di te, perché ti ha unto per proclamare la buona notizia. Signore, questa è la nostra preghiera oggi. Vieni, Spirito Santo, e riempi ogni persona che sta guardando adesso. Ti incoraggio, se vuoi, ad esempio, aprire le mani come dire: Signore, vieni e riempimi. Ungimi ancora questa Pasqua per proclamare il messaggio più potente del mondo. Vieni, Spirito Santo. Ora lo Spirito del Signore riposa su di te, perché ti ha unto per recare una buona notizia agli umili, per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato,
per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per aprire gli occhi ai ciechi, per portare olio di gioia invece di dolore. E preghiamo per tutti i pastori mentre preparano questi messaggi per la Domenica di Pasqua. Dai loro sapienza, rivelazione, dai loro forza mentre scrivono queste predicazioni. Signore, dai loro forza. Ristora chi si sente sfinito con la tua acqua viva. Dagli il coraggio. Coraggio di proclamare la buona notizia di Gesù. Coraggio per ricordare di nuovo che tu hai conquistato il mondo e che siamo dalla parte del vincitore, grazie alla vittoria della croce. E Signore, che tu possa spargere la tua pace su tutto, la pace che il mondo non può comprendere, dove le persone sono terrorizzate e isolate. Signore, incontrale e versa quella pace sulla loro vita. E Signore, preghiamo che ancora una volta tu possa trasformare la tragedia in trionfo e che tutto coopera al bene. Che tu possa usare questi eventi terribili che si stanno verificando e che tu li possa trasformare in bene e che tu possa usare tutto questo per far avanzare il regno di Dio. Man mano che le persone incontrano Gesù, sono riempite di Spirito Santo, si entusiasmano della loro fede, dicono agli amici che ci sarà un grande raccolto, mai visto prima nella nostra vita. Hey everyone, hey Pastor Rick, it's a pleasure to worship and pray with you today. And just want to say, as pastors and leaders, so appreciate you right now, trying to navigate new ways to lead and love. So great we can gather together today. Thank you.
Saluti dal Ruanda. Sono qui per chiedervi di pregare per l'Africa. Pregate affinché venga un risveglio spirituale in questo periodo. Abbiamo un'opportunità incredibile. Può essere una minaccia a causa della pandemia, ma è anche un'opportunità che ci è stata data. Siamo a casa, le chiese sono chiuse, ma la Bibbia e la comunione del Signore non sono chiuse. Abbiamo un'opportunità di pregare, che in questo tempo che siamo nelle nostre case, quando avremo un'opportunità di uscire, quando la pandemia sarà terminata, possiamo uscire con una forte relazione spirituale con il nostro Signore. Una relazione spirituale e una comunione con Dio. Prego che trascorreremo questo tempo per pregare gli uni per gli altri e per pregare per il risveglio spirituale. Andrew Murray diceva: una chiesa risvegliata è l'unica speranza per un mondo che muore. Fratelli e sorelle, vi incoraggio a pregare per la nostra relazione personale e comunione con Dio. Molti, come abbiamo visto, molti di noi sono consapevoli della gente lì fuori. Persino leader di chiesa, persino pastori che si trovano lontano dal Signore, che sono stati messi alla prova dalle pressioni di questo mondo. Dobbiamo pregare per noi stessi. Dobbiamo pregare per la nostra comunione con Dio. Dobbiamo pregare per la nostra relazione risvegliata con Dio. Dobbiamo cercare Dio per il nostro risveglio spirituale. Dobbiamo pregare per le nostre famiglie e molte famiglie nel continente africano. Ci sono molte famiglie distrutte e il diavolo sa dove attaccare. Quando attacca le nostre case, le nostre famiglie, i nostri figli, vi incoraggio a pregare per le nostre famiglie distrutte nel continente. Dobbiamo pregare per le nostre comunità locali, le nostre chiese locali, le nostre nazioni, che il Signore ristori la nostra vitalità spirituale per il Vangelo, per proclamare il Vangelo senza vergogna al mondo. Dobbiamo pregare perché abbiamo visto e avrete visto, ed è ovvio che oggi sembra che ci sia una scarsa consapevolezza di Dio, il che riflette nel modo in cui viviamo e si riflette nel modo in cui ci comportiamo. Lo vediamo tutto intorno a noi. La cultura che vediamo, che proviene dall'Occidente e da altri luoghi, vediamo che sta invadendo la gioventù africana. Pregate per il nostro risveglio. A livello mondiale vediamo un declino morale e spirituale. L'Africa non è un'eccezione. Vi incoraggio a pregare che il Signore tocchi i nostri cuori, le nostre comunità, i nostri paesi, a cominciare da noi. Dobbiamo pregare per la pandemia del coronavirus. Dobbiamo pregare per la crisi creata dalle cavallette in alcuni paesi dell'Africa orientale. Fratelli e sorelle, vedete moltissime persone che si allontanano dalla scrittura sotto influenza della cultura odierna. Preghiamo che lo Spirito di Dio tocchi il continente africano, tocchi le persone dell'Africa, tocchi tutti noi. Vi incoraggio a fermarvi un minuto dove siete, dove vi trovate, per pregare che il Signore ci tocchi singolarmente, che il Signore tocchi le nostre famiglie, che il Signore tocchi le nostre chiese, che il Signore tocchi le nostre comunità. Preghiamo.
Il Salmo 51 verso 10 dice: Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Questa è la preghiera di Davide. Facciamola nostra oggi. Preghiamo. Oh Dio, hai fatto di tutti i popoli della terra un solo sangue e hai mandato il tuo figlio benedetto a predicare pace ai popoli lontani e a quelli vicini. Signore, fa che i popoli in ogni luogo possano cercare di nuovo il tuo spirito e accelerare la venuta del tuo regno. Accendi in noi un risveglio. Rendici vivi per una comunione spirituale con te e per proclamare il Vangelo senza vergogna all'Africa e al resto del mondo. In Seconda Cronache 7,14 c'è scritto: Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Oh, io prego che il Signore usi voi per pregare per il risveglio spirituale del continente africano. Signore, vogliamo essere risvegliati. Vogliamo risveglio, oh Signore. Vogliamo convertirci dai nostri peccati e da tutte le distruzioni del mondo. Padre, dacci una nuova fame spirituale. Dacci un pentimento sentito. Dacci un cuore affamato della tua parola e della tua preghiera. Dacci un interesse rinnovato per i perduti, Signore, preghiamo. Dio Onnipotente, nostro Salvatore, tu desideri che nessuno perisca e ci hai insegnato tramite tuo Figlio che c'è una gran gioia in cielo quando un peccatore si pente. Concedici che i nostri cuori possano soffrire per il mondo perduto e distrutto. Possa il tuo Spirito Santo lavorare attraverso le nostre parole, azioni e preghiere, affinché i perduti siano ritrovati e i morti siano vivificati, e che tutti i tuoi redenti possano gioire intorno al tuo trono. Mediante Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Ora, in questo ultimo momento di preghiera insieme, voglio pregare affinché possiamo dipendere totalmente e dipendere in modo umile da Dio durante questa pandemia, non solo durante la Settimana Santa, ma in tutto questo periodo in cui stiamo aiutando la nostra Chiesa ad attraversare giorni bui. Per superare un giorno buio, dovete aggrapparvi a una promessa. Per me la più grande promessa che ci aiuterà ad attraversare questo tempo è Romani 8,28. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Non è una promessa per tutti, è una promessa solo per la sua Chiesa, per quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Tutte le cose non cooperano al bene per quelli che non amano Dio. Ma la Bibbia dice che per noi, tutto incluso una pandemia, in ogni cosa Dio opera per il bene. Non tutto è un bene. La pandemia non è un bene. I decessi non sono un bene. Le malattie non sono un bene. La devastazione economica non è un bene. Molte cose stanno andando male nel mondo in questo momento. Ma mentre dipendiamo da Cristo, sappiamo che anche ai tempi duri, Dio è specializzato a tirare fuori il bene dal male. Questo è il messaggio di Pasqua. Questo è il messaggio della resurrezione. Dio ama trasformare le crocifissioni in resurrezioni. I tempi duri per il mondo possono essere buoni per la Chiesa,
Perché è il momento di risplendere, di mostrare il nostro amore, la nostra grazia, di mostrare compassione al più piccolo, all'ultimo, al perduto, all'ammalato, a chi è confuso, a tutti quelli intorno a noi. La gente è più aperta al Vangelo ora di qualsiasi altro momento prima. Quindi guardiamo a questo momento e accostiamoci umilmente a Dio e diciamo: Dio, dipendiamo da te, contiamo su di te, non solo per proteggerci, non solo per salvarci, ma per renderci vasi del tuo amore, strumenti della tua grazia, ministri della tua parola e della tua potenza nel mondo. Questo comporta umiltà e comporta dipendenza da Dio. Per questo ciò che voglio fare in questo tempo di preghiera, in questo momento, voglio che chiedete a Dio di aiutarvi a dichiarare la promessa di Romani 8:28, che anche da questa situazione terribile Dio possa portare cose buone e che Dio possa usarsi di voi e portare il bene alla vostra Chiesa in tutto questo tempo di crisi. Voglio che aspettiamo un momento ora e preghiamo in silenzio per conto nostro. Dopo che appena riprendiamo, ti chiederò di guidarci in preghiera. Preghiamo. Mentre pensavo a come avremmo potuto pregare per chiedere aiuto a Dio nel modo più umile possibile per la sua cura per noi, ho pensato al Salmo 91. Voglio che ci uniamo insieme, come probabilmente hanno fatto milioni di persone negli ultimi secoli, nelle ultime migliaia di anni, i quali hanno fatto questa preghiera in tempi di piaga, in tempi di pestilenza, in tempi di malattia e di grande, grande tenebre. Quindi, uniamoci in preghiera rivolgendo queste parole a Dio. Dio, Tu hai detto che chi dimora nel ritiro dell'Altissimo riposerà all'ombra dell'Onnipotente. Signore, dichiariamo oggi che Tu solo sei il nostro rifugio. Tu sei il nostro luogo sicuro. Tu sei il nostro Dio e noi confidiamo in Te. Tu hai detto che ci libererai da qualsiasi trappola, che ci proteggerai dalla peste micidiale e Ti chiediamo di coprirci con le Tue penne. Ti chiediamo di essere il nostro rifugio con le Tue ali. Dio, le Tue promesse fedeli sono il nostro scudo e la nostra corazza. Tu ci hai detto, Signore, che non dobbiamo temere gli spaventi della notte, che non dobbiamo aver paura dei pericoli del giorno, che non dobbiamo temere la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa a mezzogiorno. Dio, Tu hai detto che anche se 1.000 ne cadono al nostro fianco e anche se 10.000 muoiono intorno a noi, nessun male ci colpirà. Ma lo vedremo con i nostri occhi e vedremo come gli empi saranno puniti. Signore, Tu ci hai detto che se facciamo di Te il nostro rifugio, se facciamo di Te l'Altissimo, il nostro riparo, nessun male potrà colpirci. Quindi lo dichiariamo. Signore, Te lo chiediamo così come milioni Te lo hanno chiesto prima, che nessuna piaga si accosti alla nostra tenda. Tu ordini ai Tuoi angeli di proteggerci ovunque andiamo. Tu hai detto che ci porteranno sulla palma della mano e impediranno che il nostro piede inciampi in una pietra. Noi nemmeno lo comprendiamo appieno, ma Ti rivolgiamo questa preghiera. Tu hai detto che cammineremo su leoni e vipere e che schiacceremo i leoncelli e i serpenti sotto i nostri piedi. E preghiamo come milioni hanno pregato in passato che Tu libererai quelli che Ti amano, che proteggerai quelli che confidano nel Tuo nome. Lo chiediamo a Te, Signore. Mentre Ti invochiamo oggi, certi che risponderai. Tu hai detto, sarò con voi nei momenti difficili e Ti chiediamo di essere con noi. Questi sono sicuramente momenti difficili. Tu hai detto che ci libererai e glorificherai e Ti chiediamo di liberarci e glorificarci. Tu hai detto che ci sazierai di lunga vita e ci farai vedere la Tua salvezza. Portiamo davanti a Te le parole della Tua parola e chiediamo la Tua protezione. E Ti diciamo che confidiamo in Te. Crediamo che Tu sarai il nostro riparo. Crediamo che Tu ci proteggerai.
che le tue promesse fedeli sono la nostra corazza. Ci sono momenti in cui siamo terrorizzati dai pericoli che imperversano di giorno e di notte, ma ci rivolgiamo a te per fare di te il nostro riparo, il nostro rifugio. Crediamo che risponderai alla tua parola. Nel nome di Gesù, prego. Amen. Amen. Ora, prima di darvi una parola conclusiva, voglio che ascoltiamo questo canto. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Di nuovo, grazie per essere uniti a noi. Voglio lasciarvi con due versi specificatamente per i pastori. Efesini 3:10 ci dice: il piano di Dio era che per mezzo della Chiesa
si conoscono infinitamente svariata sapienza di Dio. Dio ha creato l'intero universo perché voleva una famiglia. L'unica cosa che durerà è la Chiesa. Fra migliaia di anni, se Gesù Cristo non sarà ancora tornato, non ci sarà la Microsoft o la Apple o Starbucks. Probabilmente non ci saranno nemmeno gli Stati Uniti d'America tra mille anni. Perché? Perché niente di ciò che l'uomo crea dura per sempre. Dov'è l'impero ittita? Dov'è l'impero degli Uiguri? Dov'è l'impero sumero? L'impero di Akkad? Sono tutti scomparsi. Ma vi dirò una cosa. Se Cristo non sarà tornato tra mille anni, potete essere certi che l'unica cosa che ci sarà ancora è la Chiesa. È l'unica cosa che durerà. Il vostro ministero è importante per Dio. In questi giorni, in cui tutto sta cambiando a causa di questa pandemia, le economie stanno cambiando, le alleanze stanno cambiando, i valori stanno cambiando. L'unica cosa che è immutabile è che la Bibbia dice che Cristo morì per la sua Chiesa, la sua sposa, il suo gregge, il corpo di Cristo, la sua famiglia. Il più grande privilegio è il privilegio che ci è stato dato di pascere una parte del gregge di Dio. Non importa quanto sia grande o piccola la vostra chiesa, quelle persone sono importanti per Dio. Quando un pilota è su un aereo, gli viene dato un elenco di persone su quell'aereo. Si chiama anime a bordo, ancora è chiamato così. Riporta ad esempio, su questo aereo ci sono 18 anime, oppure su questo aereo ci sono 350 anime. Pensate che il pilota che sta trasportando 18 persone abbia meno responsabilità di quello che ne trasporta 350? No, tutti sono importanti. Deve prendere quel lavoro sul serio, tanto quanto qualsiasi altro, indipendentemente dal fatto che sia un Boeing 747 o un aereo a 6 posti. Quelle persone sono importanti per Dio. L'altro verso che volevo condividere in chiusura è Ebrei 13:7. Dice così: ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio. Considerate la fine della loro vita e imitate la loro fede. Lo leggo di nuovo. Ricordate dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio. Considerate la fine della loro vita e imitate la loro fede. La mia sfida personale e quella di tutti voi è che, in quanto pastori, possiamo portare un messaggio degno di essere ricordato, che possiamo avere uno stile di vita degno di essere considerato e che possiamo avere una fede degna di essere imitata. Dio vi benedica, amici, mentre ci avviciniamo alla Settimana Santa. Che Dio sia con voi.